Tutto parte dalla manifestazione dello scorso 24 dicembre, l'indomani dell'operazione Rinascita Scott. Vibo Valencia, finalmente libera, ha chiamato a raccolta gli studenti per un ulteriore momento di confronto e di incontro tra le autorità del territorio, con l'obiettivo di diffondere ancora un senso del dovere che diventi responsabilità cosciente e viva. Abbiamo sentito forte la necessità di dare continuità a quella storica giornata del 24 dicembre. L'iniziativa Vibo Valencia è finalmente libera, che abbiamo voluto dopo l'operazione Rinascita Scott. C'è la necessità di capire ancora meglio e confrontarci con i ragazzi sul senso profondo di questa operazione, soprattutto di quella reazione spontanea, immediata da parte della gente comune che ha voluto rendere omaggio agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine, agli uomini e alle donne dello Stato. C'è la necessità appunto di dare continuità per dire finalmente basta ad ogni forma di connivenza e di collusione, diretta e indiretta, a dire finalmente basta ad ogni forma di indifferenza, alla continua ricerca di scorciatoie, di esigere istituzioni sempre di più trasparenti. È arrivato il momento di essere cittadini che non fungono dai loro doveri, ma che fino in fondo rivendicano i loro diritti. Basta con tentennamenti, non ci sono più scusanti, non ci sono più alibi. Ognuno deve assumersi la propria quota di responsabilità. Non servono né eroi né santi, ma è necessario che ognuno si senta protagonista di questa rivoluzione per la normalità, per Vibo Valencia e per tutta la Calabria. L'auditorium del Liceo Classico Michele Morelli ha accolto istituzioni e studenti in un afflato capace di unire le forze per l'affermazione della democrazia e della libertà e nella difesa della dignità di una provincia che non vuole rimanere vittima del gioco mafioso e che invece intende infondere nelle nuove generazioni la passione e la speranza che costruire un presente e un futuro libero dalle mafie non sia utopia, ma grazie all'azione dirompente e coraggiosa di tutti una brillante realtà. Sono davvero importanti gli impegni che nelle scuole i docenti, i dirigenti hanno assunto in tutto questo periodo per dedicare spazio e tempo alla formazione dei giovani sui temi della legalità e della responsabilità. Per cui questi sono poi i risultati che si raccolgono. I ragazzi sono con sicura che non sono qui pensando di avere un paio d'ore libere, ma pensando di partecipare a un momento importante della loro formazione, che non è solo scolastica, ma è anche di cittadini. E questi ragazzi probabilmente in parte avranno partecipato alle manifestazioni che ci sono state qui a Vibo a seguito delle note inchieste e sono state manifestazioni che hanno dimostrato una nuova voglia di esserci e una nuova capacità di capire il significato della parola cittadino. Non è colui che abita in un luogo, ma è colui che lo fa suo, che lo vuole occupare con i suoi desideri, i suoi progetti, le sue voglia di lavorare, di stare insieme, di socializzare in pace e in legalità.